Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita, Antia Lila. Iniziamo oggi il terzo capitolo, le glorie di Srila Haridasa Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakura ha fatto questa sintesi del terzo capitolo dell'Antia Lila. Una graziosa ragazza brahmana di Jagannath Puri aveva un figlio molto bello che ogni giorno andava a visitare Sri Chaitanya Mahaprabhu. La cosa, tuttavia, non era molto gradita da Damodar Pandit, che disse un giorno a Sri Chaitanya Mahaprabhu: «Se tu mostri tanto affetto per questo bambino, la gente comincerà a dubitare della tua serietà». A queste parole il Signore inviò Damodar Pandit a Navadvip affinché fosse di aiuto a sua madre Sachidevi. In particolare gli chiese di ricordare a sua madre che spesso lui tornava a casa per accettare il cibo che lei gli offriva. Così, per ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Damodar Pandit andò a Navadvip portando con sé ogni genere di prasad del signore Jagannatha. Una volta, in un'altra occasione, Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese ad Haridas Thakur, conosciuto come Brahma Haridas, come sarebbe stato possibile nel Kali Yuga liberare gli Yavana, le persone prive della cultura vedica. Haridas Thakur rispose che esse avrebbero potuto essere liberate se avessero cantato a voce molto alta il Mahamantra Hare Krishna, perché il fatto di ascoltare il canto del mantra Hare Krishna, sia pure con realizzazioni minime, sarebbe stato di grande aiuto per loro. Dopo aver parlato di questo episodio, l'autore della Chaitanya Charitamrita narra in che modo Haridas Thakur fu messo alla prova a Benapola, un villaggio nei pressi di Santipura. Una persona di nome Ramachandra Khan, che era invidioso di Haridas Thakur, pagò una prostituta di professione affinché cercasse di diffamarlo. Ma per la misericordia di Haridas Thakur, perfino quella prostituta fu liberata. Per l'offesa commessa contro un puro Vaishnava, Ramachandra Khan fu più tardi maledetto da Nityananda Prabhu e cadde in disgrazia. Da Benapola, Haridas Thakur andò al villaggio conosciuto come Chandapur, dove rimase a casa di Balaramacharya. Haridas Thakur fu poi ospite di due fratelli, Hiranya e Govardhan Majumdar, ma qui, nel corso di una discussione, fu offeso da un brahmana di casta conosciuto come Gopal Chakravarti. A causa di questa offesa, Gopal Chakravarti fu attaccato dalla lebbra. In seguito, Haridas Thakur partì da Chandapur e andò a casa di Advaitacharya, dove fu messo alla prova da Madhvidevi, da Maya Devi, scusate, la personificazione dell'energia esterna. Anche lei ricevette la sua misericordia e fu benedetta con il canto del Mahamantra Hare Krishna. Quindi entriamo in un capitolo molto, come del resto tutti, no? E questa è la varietà. Sri Chaitanya Mahaprabhu, con le sue attività, ci porta piano piano, ci conduce nella coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna non è, come dice Srila Prabhupada, un'imposizione artificiale sulla mente, non è uno sviluppo intellettuale, no? Ma è la vita stessa. La nostra esistenza è proprio fatta di questo. Ma adesso noi siamo distratti e lo stiamo rivolgendo verso qualcos'altro, pensando che delle attività
possono essere benefiche per la nostra vita, ma non sono attività, è la nostra vita stessa. Questo sembra semplice, ma non è semplice, perché non abbiamo focalizzato che cos'è la nostra esistenza, la nostra vita stessa. Pensiamo che ci sia qualcosa di separato da conquistare, e quello è proprio il guaio. Cioè, vita significa che tutto è presente. Invece noi adesso siamo proiettati verso un ottenimento. Questo viene chiamato dagli nostri acciari il desiderio di sfruttamento dell'energia di Dio. Capite? Noi vediamo la vita come qualcosa che ci porta ad ottenere. Ma non è così, questa è l'illusione. La vita è già presente, tutto, è già l'ottenimento. E la confusione qui dice, come Chaitanya Mahaprabhu dice, Haridasa Thakur, come facciamo ad aiutare questi Yavana? Cantando il mantra Hare Krishna, che come vi ho detto prima non è un'imposizione sulla mente, ma risveglia la nostra natura originale, cioè di comprendere che l'esistenza, cioè noi siamo nell'esistenza. Ci porta a realizzare la nostra identità spirituale. E piano piano, sono dei passaggi. Prima viene visto come un'attività di purificazione, ma credetemi, il Ma Mantra Hare Krishna non è un metodo di purificazione. E Dio è Sisi Radha stessi, Sisi Radha Krishna stessi. Ma all'inizio non si può percepire questo, non si riesce a percepire questo. Ma quando il cuore si purifica sempre di più, allora comprendiamo che noi siamo sempre situati nell'amore, perché tutto è pervaso da questo, ma noi ci siamo volti verso un'altra direzione, quella dello sfruttamento. Vandeham Sri Guru Sri Uta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijasaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto del mio maestro spirituale e di tutti gli altri maestri situati sulla via del servizio devozionale, e a tutti i Vaishnava, ai sei Gosvami, Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami, Raghunath Das Gosvami, Jiva Gosvami e i loro compagni. Offro i miei rispettosi omaggi a Sri Advaita Acharya Prabhu, ieri abbiamo festeggiato la sua apparizione. Lui anticipa l'apparizione di Nityananda e di Sri Chaitanya. A Sri Nityananda Prabhu, a Sri Chaitanya Mahaprabhu e anche a tutti i suoi devoti guidati da Srivasa Thakura. Offro inoltre i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto di Sri Krishna e di Srimati Radharani e a tutte le gopi guidate da Lalita e Visakha. Jaya Jaya Gorachandra, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gora Bhaktavrinda. Tutte le glorie a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutte le glorie a Nityananda Prabhu, tutte le glorie ad Advaita Acharya, tutte le glorie a tutti i devoti di Sri Chaitanya. Questo è il Mangala Charana. A che cosa serve il Mangala Charana? Il Mangala Charana, quando viene, possiamo dire, quando c'è coscienza, il Mangala Charana ci conduce nella coscienza di cui abbiamo parlato prima. Noi non siamo qui per ottenere qualcosa, capite? Finché noi pensiamo che dobbiamo ottenere qualcosa, c'è sfruttamento. Noi dobbiamo renderci conto che siamo già, è già presente
non è da ottenere, è già presente. Non è uno sforzo, l'amore non è uno sforzo. Capite? Karma, Jnana, Yoga si basano su uno sforzo. La Bhakti non si basa su uno sforzo. L'amore non è uno sforzo, perché se l'amore è uno sforzo, non è diverso dalle altre tre attività. Allora qui dice. Cosa significa offro i miei rispettosi omaggi? Quali sono gli omaggi? Perché mi piego? Perché mi... Omaggi significa io entro nella realtà che mi offrono tutte queste personalità che sono già nella realtà. Agyanati Mirandasya. Adesso sono nel buio. Che cos'è questo buio? L'illusione che devo sforzarmi per ottenere qualcosa, perché non vedo niente. Perché non vedi niente? Perché ti sei girato dall'altra parte. No? Se Chaitanya ci aiuta. Vedete, qui Aridas Thakur riesce, non è che, come si dice, colpevolizza, condanna queste due persone che cercano di farlo cadere. La condanna va a quello che pianifica tutto questo, ma anche quella condanna lì è una benedizione. Perché l'amore è già presente. Queste due ragazze che sono lo strumento che dovrebbe farlo cadere, hanno già l'amore, come tutti noi, ma si sono distratti. E Aridas Thakur, che non è un insegnante, ma è un amante di Dio, è nell'amore, semplicemente gli ribadisce l'amore. E loro lo ritrovano. Allora Ramachandra Khan, che viene invece, Nityananda poi gli darà una bella... Che cos'è? In realtà, quella cosiddetta punizione è solo il modo perché a volte noi non vogliamo cambiare. Il modo per metterlo di fronte alla realtà. Questo universo, volenti o nolente, ti mette di fronte alla realtà. C'è l'amore e c'è lo sfruttamento. Nello sfruttamento, chi pensa di sfruttare è in realtà il più sfruttato. No? Quando uno arriva a essere molto dentro a questa deviazione, il Signore stesso viene e ti aiuta a realizzarlo. Ieri ho messo un post di Vinod Baba che spiega questo semplicemente, con parole molto dolci e gentili. E ci fa capire, no? Il metodo migliore per risvegliarsi a questa comprensione è il canto del Santo Nome. E qui abbiamo proprio il Namacharya. Quindi, Purusottame Eka Udaya Brahmana Kumar. Pitri Sunya Ma Sundara Mridu Vyavahar. A Jagannath Puri viveva un ragazzino che era nato da un brahmana dell'Orissa, ma era rimasto orfano di padre. Il bambino era dotato di grande bellezza e il suo comportamento era estremamente gentile. Prabhushtane nitya aise kare namaskara, prabhusane vatkare prabhu pranatara, prabhute tahara priti prabhudaya kare, damodara tare priti sahite napare. Il bambino veniva ogni giorno a visitare Sri Chaitanya Mahaprabhu e gli offriva i suoi rispettosi omaggi. Egli parlava liberamente con Sri Chaitanya Mahaprabhu, che considerava come la sua stessa vita. Ma l'intimità di quel bambino verso il Signore e la misericordia del Signore verso di lui erano intollerabili
per Damodar Pandit. Beh, qui siamo negli associati del Signore, no? Ma come vi ho detto, loro entrano nella storia sia per gioire dei loro divertimenti, dei loro incontri, ma anche per offrire a noi un insegnamento. Noi non possiamo comandare al nostro cuore. Damodar Pandit ha qualcosa che non gli torna nel cuore. Capite? A tutti noi siamo sempre in questa condizione fino a quando non entriamo nel puro amore. Ve l'ho detto, è molto importante co comprendere la differenza che c'è tra prima del prema e dopo il prema. Quando il prema si risveglia nel cuore, cioè si rientra nel puro amore, dopo, tutte le attività che succedono sono imperniate, pregne del prema. Sono solo puro amore, anche se sembrano diverse. Prima di entrare, invece, ci può essere l'incomprensione. Ecco, qui Damodar Pandita ha questa incomprensione. Non riesce a capire. Su varie filosofia, idee personali, esperienze, capite? Noi purtroppo andiamo, invece di andare a prendere nella parte trascendentale, noi andiamo a cercare in noi stessi, nella nostra mente, nei nostri ricordi. E questo è un guaio incredibile, perché siamo imperfetti, andiamo a cercare nell'imperfezione di comprendere la perfezione. Bara Bara Nisheda Kare Brahmana Kumare Prabhure Nadekile Seiraite Napare. Damodar Pandit proibiva ripetutamente al figlio del Brahmana di andare a visitare il Signore, ma il bambino non tollerava di rimanere a casa senza vedere Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nitya Aishe Prabhu Tare Kare Ma Prita Yandra Priti Tana Aishe Balakira Rita. Damodar Pandit è anziano e lui è più anziano di Chaitanya e lui lo rispetta, come è successo per tanti, abbiamo visto Paramananda Puri e altri, no? E quindi il Signore è sempre molto rispettoso. Però vediamo qui. Ogni giorno il bambino andava da Sri Chaitanya Mahaprabhu che lo trattava con grande affetto. E nella natura stessa del bambino cercare sempre la persona da cui riceve affetto. Taha era senza padre, sua madre era bellissima. Capite il mondo materiale? Che cos'è? Nel prema questo non esiste, perché le regole sono solo regole di puro amore, cioè non ci sono regole, è l'amore che domina, ma qui in questo mondo non è il prema che domina, è lo sfruttamento. Dobbiamo esserne sempre coscienti, anche quando c'è la perfetta virtù, il bene. Fare il bene è sempre sfruttamento. Se noi non realizziamo questo punto, saremo sempre nei guai. Facciamo una fatica enorme a superare questa visione, ma una fatica sconvolgente. Cioè, se noi realizzassimo che non c'è bisogno di scoprire l'amore esiste già, no? Dobbiamo semplicemente applicarlo. A volte noi lo andiamo a cercare in complicazioni enormi, in studi, in sacrifici, in pratiche sconvolgenti, no? Ma ci allontaniamo sempre di più. Questa è una frustrazione e che poi ci porta a diventare sempre più con la mentalità dura, durdaiva.
Invece il principio dell'abbandono, del fatto di riconoscere che noi siamo già in questo grembo d'amore, no? E che se gli permettiamo di sbocciare, vedete qui sembra che Damodar Pandit no, faccia tutto il contrario per non far sbocciare, che fermi lo sboccio d'amore di questo bambino. Oppure come nella storia del cane di Sivananda Sena, e qualcheduno diceva: oh, ma questo cane contamina. Capite? Cioè mettiamo la regola, il principio, al di là dell'amore. Allora andiamo a cercare. Ho bisogno di scoprire questo, ho bisogno di capire questo. Ma l'amore non è fuori. Noi dobbiamo applicarlo. Noi dobbiamo applicarlo. E vedremo Haridas Thakur come maestro in questo. Lui lo applica su tutti. Non c'è bisogno di un santo per applicare l'amore. Cioè, Haridas Thakur non applica l'amore solo sui su, santi. Lui lo applica su tutti. Perché? Perché sa che l'amore è presente in tutti. Quindi, Utta Dekhi Damodara Duka Payamane Balite Napare Balaka Niseda Namane. Ciò era intollerabile per Damodar Pandit. Capite? Ci fissiamo. Questo è contrario. In realtà, se uno non è ancora, non ha una coscienza ancora molto molto pura, è chiaro che vede il problema. Questa è l'ortodossia. No? Ma dobbiamo stare attenti a non proiettare l'intera vita anche degli altri sui nostri concetti, perché questi sono concetti personali limitati e condizionati. Dopo poi si entra nell'offesa. Capite che cos'è l'offesa? L'offesa è applicare la nostra visione, le nostre regole sugli altri. Su tutto. Ma c'è una dimensione, che è quella dell'amore, dove non c'è nessuna regola, dove non c'è nessun principio tranne che l'amore. Questa è la coscienza di Dio, nel suo livello più elevato. Ed è quella che, anche se distanti, da distanti, noi fissiamo la vetta. Anche se da distanti la fissiamo. Sappiamo che c'è molta strada da fare, molte vallate da attraversare, molta salita, fiumi da attraversare, ghiacciai, ma fissiamo la vetta. La vetta è quella. E se noi pensiamo che quella vetta dipende da, e siamo già, allora non la raggiungeremo mai. Ciò era intollerabile per Damodar Pandit. Diventò molto infelice, ma non poteva dire nulla perché il bambino ignorava le sue proibizioni. Perché l'amore, all'amore non si comanda. Che storia incredibile che il Signore ci fa vedere. E siamo noi questi, siamo noi. Noi pensiamo sempre sono gli altri, no? Ah, se gli altri sapessero. È così semplice, è così semplice. Ma è una difficoltà enorme perché siamo distratti da altre cose. È così semplice. Sarebbe semplicemente il principio da applicare l'amore in ogni istante. Non c'è bisogno di null'altro. Aradina sei Balaka Prabhu Stana Ila Gosanire Tare Priti Kari Varta Pucila. Un giorno che il bambino era andato da Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore con grande affetto ti chiese se tutto andava bene. Kata Ksane se Balaka Uti Yabegela Saitena Pare Damodara Karite Lagila. Dopo qualche tempo, quando il bambino si alzò e se ne andò, Damodar Pandit spazientito cominciò a parlare. Non ce la faccio più, non ce la faccio più a vedere questo. E quante volte ci capita questo? Noi cerchiamo di entrare in empatia, no?
Ma ci sono delle cose proprio che non sopportiamo e noi le vediamo all'esterno. Non capiamo che questo è il nostro problema. Perché come Aridastakur ci dimostrerà, l'amore è applicabile in ogni situazione. Non solo quando viene una presunta prostituta bellissima e che ti vuole attrarre, ma quando lo bastonano in 21 piazze, pensate, essere bastonati a morte, a sangue, ma entrare nell'amore e vedere l'amore anche perché ti bastona. Cioè, ma più chiaro di così. Adesso noi non possiamo imitare, ma se non ci volgiamo verso la vetta, che è questa, e allora sprechiamo la nostra vita. E noi l'andiamo a cercare in complicati cerimonie e attività. Capite? Questo è la ginnastica da fare per poter scalare la vetta, è chiaro, no? Abbiamo bisogno di un po' di ginnastica, no? Perché la nostra mente è molto chiusa, ristretta, no? Quindi abbiamo bisogno di fare un po' di ginnastica per sciogliere il cuore, per sciogliere il tutto. Ma se noi attraverso lo studio capiamo il principio, cioè la vetta, no? Piano piano andiamo in quella direzione. Agnopadeshi Pandita, Kai Gosaniratani, Gosani, Gosani, Ebe, Jaimo, Gosani. Damodar Pandit disse sfacciatamente al Signore. Qui è come voler istruire il maestro spirituale, capite? E questa è proprio la completa. Però il Signore è molto misericordioso, no? Capisce? Tutti dicono che sei un grande maestro perché dai istruzioni agli altri. Ma ora vedremo che genere di maestro sei. Questo è entrare non nell'amore. Potrebbe avere ragione, ma non c'è ragione, perché quando non applichi l'amore sei nel torto sempre. Dice, ma allora come fa? Prima abbiamo letto che Sri Chaitanya ha chiesto ad Aridastakur come fare. Aridastakur gli ha detto, non gli ha detto bisogna istruire le persone. Perché non serve a niente. Parikshit Maharaj, in una discussione sul Prayashitta, lo dice: ma a che serve mettere in galera una persona quando esce dalla galera è più cattivo di prima? No? E infatti non serve a niente. Che cosa serve? Aiutarlo a sviluppare una visione superiore. Ma come? Con l'amore. Perché il mondo oggi va così male? Perché no, tutti applicano la legge, tutti applicano quando va bene, nessuno applica, o pochissimi applicano l'amore. No? Quindi noi lo desideriamo fare? Nel nostro piccolo dobbiamo applicare l'amore nelle nostre relazioni. Non la socialità, non la giustizia, non il bene, ed è questo che è difficile da capire, perché non funzionano, sono limitati. Bisogna applicare l'amore e l'amore ha una caratteristica. Hai tu chi ha precedetta, è continuo e incondizionato. Non ci deve essere nessun desiderio di ritorno o di sviluppo, cioè che ritorni qualcosa, non ci deve essere, perché altrimenti non è amore. Questa è la vetta che Sri Chaitanya ci vuole fare vedere, no? E noi la scambiamo per delle categorie. Le categorie nel prima vengono dopo, ma prima bisogna sviluppare questa visione. Le basi di questa visione sono nella Bhagavad Gita, né? Krishna indica, possiamo dire in modo analitico,
non tecnico, ma attraverso dei passaggi, come fare ad entrare in questo. Perché le ragioni che porta Arjuna sono ragioni molto elevate in questo mondo. Ma Krishna gli dice: non servono a niente, non servono a niente. Ma noi tuttora preferiamo applicare queste, perché ancora non abbiamo compreso il principio della coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna non è qualcosa di esterno, non è un'imposizione, è già interna a noi. È già presente. Il maestro, i devoti aiutano solo a risvegliarla, ma è già lì. Noi siamo già dentro dentro alla realtà, possiamo dirlo? Dentro al Signore. Ma adesso osserviamo qualcos'altro, come fa qui Damodar Pandit. Damodar Pandit disse sfacciatamente al Signore, andando a cercare nella sua conoscenza, nelle sue memorie, nel suo passato: tutti dicono che sei un grande maestro, perché dà istruzioni agli altri. Ma ora, vediamo che genere di maestro sei. Sentite la spiegazione, perché è vero, Damodar Pandit era un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Talvolta però vediamo che una persona, pur avendo raggiunto una posizione così elevata, diventa impudente per influsso dell'energia materiale e di condizioni materiali. Questa è la febbre. Come in questo mondo prendiamo il raffreddore e l'influenza? Stando in questo mondo c'è un'influenza molto grande. Noi siamo soggetti all'influenza dell'energia materiale. Sempre in quel post di ieri, Vinod Baba ha detto: non pensate, io sono un devoto. Appena pensi così, sei già sotto l'influsso dell'energia materiale. Non esiste, esiste solo l'amore. Non è che sono devoto, cioè sono nell'amore perché ho imparato delle cose. L'amore non dipende da ciò che hai imparato a fare. Quel bambino lì non aveva imparato niente, ma aveva amore. E per noi è molto, cioè è talmente sfuggevole questo principio, fino a quando il cuore non si scioglie, che è difficile catturarlo. Allora andiamo sempre a finire nelle regole, negli shastra, nelle scritture, e qui e là, e qui e là. Ma l'amore che noi vediamo a Vrindavana o nelle relazioni con Sri Chaitanya non si basa su questo. Non si basa su questo. Abbiamo appena detto che un sannyasi non dovrebbe avere relazioni con una donna. Haridas Thakur permette a questa ragazza di stare vicino a lui, per cantare il Mahamantra, ed era Maya Devi in persona. Cioè, capite? Da una parte ci fa vedere le regole, dalle altre la distrugge. Così, se qualcheduno ha un po' di senso dell'amore, lo capisce. Siediti qui con me, devo finire i miei giri, stai qui, no? Poi quando avrò finito ti soddisferò, dirà, lo leggeremo insieme fra poco. Immaginate se qualcheduno avesse visto Haridas Thakur che era davanti a Tulasi che cantava i suoi giri con una ragazza che ha detto che aveva un profumo talmente attraente che si sentiva a chilometri intorno, per dire. Cosa avrebbero pensato? Cosa fa qui Haridas Thakur con questa ragazza vicino? Noi a volte non ce le poniamo le domande, no? Perché? Perché siamo indottrinati da delle regole, dai principi, no? E non apriamo il cuore, non usiamo il cuore.
Usiamo la mente, l'intelligenza, i ricordi e tutto, tranne il cuore. Quindi Damodar Pandit era un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Talvolta però vediamo che una persona, pur avendo raggiunto una posizione così elevata, diventa impudente per l'influsso dell'energia materiale e di considerazioni materiali. La coscienza di Krishna non è fatta da considerazioni, nemmeno contenute negli shastra. Così può accadere che il devoto abbia l'ardire di criticare il comportamento del maestro spirituale o di Dio, la persona suprema, nonostante la logica secondo cui la moglie di Cesare è al di sopra di ogni sospetto, il devoto non deve lasciarsi turbare dalle attività del suo maestro spirituale, né deve cercare di criticarlo. Perché? Perché distruggerebbe se stesso. L'amore non ha condizioni. Se noi basiamo sempre sulla nostra intelligenza o sull'interesse, distruggiamo la nostra possibilità di arrivare all'amore. Il principio di applicarlo è sempre vittorioso, ma per applicarlo sempre, in ogni circostanza, ci vuole un cuore molto grande e molto morbido, molto gentile. Capite? Trina da Pissunicenà. Perché se noi lo applichiamo, vediamo qui Haridas Thakur che lo applica su persone che non sono dei santi, ma il risultato è lo stesso. E questo è il segreto della vita. Gopi Bhartur Pada Kamayor Dasa, Dasa, Nudasa. Invece noi vorremmo applicarlo solo sulle grandi personalità perché così abbiamo un grande profitto. Ma non è reale questo, non è reale. Cioè è reale e non reale allo stesso tempo. Perché l'amore non può fare considerazioni del genere. Anche sulla base delle valutazioni di un devoto imperfetto può apparire che vi siano delle imperfezioni. Il devoto deve sempre essere fermo nella convinzione che anche se il maestro spirituale entrasse in un negozio di liquori, ciò non significherebbe che sia dedito al vino, ma che senz'altro egli è entrato là per una precisa finalità. Una poesia bengali afferma: Yadyapi Nityananda Surabhadiyaya, Tatappyo Aya Nityananda Raya. Anche se vedessi Nityananda entrare in un negozio di liquori, non mi allontanerei dalla conclusione che Nityananda Rai è Dio la persona suprema. Questo cosa significa? Ha delle implicazioni incredibili queste, però adesso sono così lontane da noi che non dobbiamo pensarci molto. Cioè, che l'amore fa l'amore di entrambi. L'amore crea amore. Tutti noi abbiamo bisogno d'amore e viviamo d'amore. Capite? L'insegnamento, se non è pervaso dall'amore, è distruttivo perché ti allontana dall'amore. Invece, l'applicazione dell'amore può colmare le lacune di colui che noi stiamo giudicando. Per esempio, Haridas Thakura avrebbe potuto giudicare quella prostituta. Oh, sei una prostituta, sei venuta qui per irretirmi? Cosa stai sprecando la tua vita? Quella, capite? Ma Haridas Thakura invece è arrivato al punto di comprendere che applicando l'amore perfeziona anche se stesso, aumenta il suo amore. Non pensate che ci sia qualcuno che non ha bisogno di aumentare il suo amore. Noi a volte vediamo. E noi passiamo da un estremo all'altro. Da una parte giudichiamo tutti e dall'altra pensiamo che ci sia qualcuno, ma non c'è nessuno che non ha bisogno di amore, nemmeno Dio stesso. Radha e Krishna ogni giorno vivono un amore nuovo, sono alla ricerca dell'amore anche loro. E come si fa ad aumentare questo amore? Nello scambio. Lo scambio aumenta l'amore. Noi vediamo delle lacune in un altro, sapete qual è l'unico modo per aiutare l'altro o l'altra? È nell'amore.
Ma queste, ve l'ho detto, sono considerazioni che adesso teniamole lì, visualizziamole, ma non possiamo pensare in modo naif di applicarle. È per quello che abbiamo bisogno di studiare la Bhagavad Gita, l'Upadesamrita, il nettare delle istruzioni, imparare a rendere il cuore un po' più morbido, perché qui ci vuole un cuore così morbido. Perché adesso le parole sono facili, anche le mie. Io lo so benissimo che sto dicendo queste parole, ma non sono in grado di applicare questo, perché sono parole. Cioè, immaginate in prove reali. Capite? Arida Stakur viene. Immaginate con dei bastoni proprio, due energumeni potenti che hanno ricevuto l'ordine. Lo dovete uccidere a bastonate, che vi bastonano e vi bastonano, e tu nel tuo cuore hai solo amore. E queste sono, cioè, per noi sono solo parole, però è la realtà, è la vetta, è da accettare nel nostro cuore. Nel cuore è possibile accettarlo, anche se lontano. Ebe Gosani Raguna Yasa Saba Loke gaibe, tabe gosanira pratista purusottama ibe. Sei conosciuto come Gosani, maestro o acharya. Ma ora le chiacchiere sulla tua personalità e la tua reputazione si spargeranno per tutta la città di Purusottama, Jagannath Puri. Chissà quanto danno ne deriverà per la tua posizione. Eccoci qua, eh? Facebook, WhatsApp, eh? Quante, come ci piace andare a scavare, a trovare, i difetti. Ma se noi coltiviamo i difetti, anche se sono negli altri, noi coltiviamo il buio, il difetto. Una persona che cerca l'amore non fa mai questo, mai. Non si sofferma mai su queste cose. Perché non c'è soluzione, non c'è. Nemmeno con le assurdità che succedono oggi nel mondo, non serve a niente analizzare le assurdità. Non serve a niente. E qui lo so che è molto difficile. Uno si sente sfruttato, maltrattato, pestato, calpestato. È per quello che vi ho detto che ci serve un cuore molto, molto, molto puro, morbido, che entra in tutto, no? E non può essere imitato questo. Suni, Prabhukai, Kaya, Kala, Damodara, Damodara, Kai, Tumi, Santantra, Isvara. Benché Sri Chaitanya Mahaprabhu sapesse che Damodara era un puro devoto, la Chaitanya Charitamrita ci fa passare Sarvavasta in tutte le condizioni per vedere, per testarci. Di animo semplice, nel sentire quelle impudenti parole esclamò: mio caro Damodara, che assurdità stai dicendo? Damodar Pandit rispose: tu sei Dio, la persona suprema indipendente, sei al di là di ogni critica. Svachande achara kara che pare bolite, mukara, jagatera, mukka, para, ucciadite. Mio amato Signore, tu puoi agire come preferisci, nessuno può dire qualcosa per limitare la tua libertà. Tuttavia, nel mondo intero regna l'impudenza. La gente potrebbe dire qualcosa e come potresti impedirglielo? Allora, proprio ieri sera sentivamo della spiegazione della Vaduta che aveva 24 guru e uno dei suoi guru era un piccolo bambino. Dattatreya. E cosa aveva imparato da questo piccolo bambino? Che il bambino se ne frega di tutto e di tutti.
Il bambino non considera che cosa pensa quello, se io mi faccio la pipì addosso, se faccio questo, se faccio quello. Non se ne accorge proprio. Non se ne accorge. Invece noi, mamma mia, ogni gesto che facciamo, pensiamo a che cosa ne penseranno gli altri. Non ci può essere amore in questo modo. Noi pensiamo che questo sia un punto molto elevato, ma è sempre un punto di regole, non è spontaneo. Allora come fare? Bisogna averlo nel cuore, come avevano i Goswami, ma esternamente cercare di essere il più discreti possibile. Ma nel cuore non si può, perché se noi lasciamo penetrare, questo vi dicevo che è la nostra distrazione, noi invece facciamo penetrare queste cose come importanti, addirittura come spirituali, ma non lo sono minimamente. Come essenziale, Sì, non lo sono minimamente. Perché il punto è l'amore. Quindi la gente potrebbe dire qualcosa. Come potresti impedirglielo? Pandita Anamane Kene Vicharnakara, Radi Brahmanira Balake Priti Kene Kara. Mio caro Signore, tu sei un saggio maestro. Perché allora non consideri che questo bambino è figlio di una Brahmani vedova? Perché sei tanto affettuoso con lui? Ma capite l'assurdo di un'affermazione del genere? Allora devi limitare il tuo amore. E in questo mondo bisogna. Io ho in questi anni, nella mia vita ho visto tante storie di questo genere. Ma cosa penseranno? È chiaro che noi dobbiamo tener conto a questo, no? Ma come vi ho detto, esiste un luogo dove. È possibile, eh? Ho messo anche vari post su questo. È il luogo del cuore, è il luogo dell'anima. Spalancare i cancelli del cuore, perché se noi non lo facciamo, restiamo prigionieri e non sono gli altri, prigionieri di noi stessi. L'amore non ha sbarre di nessun tipo, non può averle. Perché altrimenti non è amore. Noi lo chiamiamo amore, ma non è amore. Noi vorremmo, applicare l'amore, descrivere l'amore e poi, vede, come fate qui? Lui è un puro devoto, un grande maestro. Lui aveva una conoscenza molto grande da Damodar Pandit. Ma richiude l'amore dentro dei concetti. Perché sei tanto affettuoso con lui? Yadyapi, Brahmani, sei tapasvini, sati, tatapi, tara, dosa, sundari, yuvati. L'amore è il principio che risolve ogni cosa. Qualunque cosa noi vediamo, se vediamo imperfezione, se lo applichiamo, tutto diventa perfetto. Se non applichiamo l'amore, tutto si ritorce verso di noi e verso l'ambiente, e verso tutto. Per quello che le gopi dicono, Burigyan, chi è Burigyan? Colui che diffonde il principio dell'amore divino, di Dio, di Krishna, Radha Krishna, che loro hanno amore verso tutti, non considerano nessun errore, nessun, ma anche i più grandi, noi li vediamo così. È solo che ve l'ho detto, qui c'è bisogno di un cuore molto grande, no? Ma se non incominciamo a realmente ad entrare in questa visione, ma come facciamo in una vita? Lì, quel post che ho messo ieri, oggi metterò il continuo, e Vinod Bhava dice, ma ce la può fare una persona all'inizio, come noi, in una vita? Sì, se lascia entrare questa luce nel cuore, ma se non la lascia entrare, chiudendola, pensando che serva qualcosa per ottenere. No,
non serve qualcosa, serve solo l'amore. Non degli altri, ma il tuo, il nostro, ognuno di noi. Ognuno di noi deve imparare ad applicare questo principio alla base di tutto. Se non è possibile applicarlo, come vi ho detto, esternamente, ma mentre fai anche la cosa esterna, seguendo un certo modello, diciamo così, nel cuore ci deve essere la libertà di vedere la realtà. Altrimenti rientra nell'ordine delle cose materiali, seppur elevatissimo, come noi diciamo, come qui dimostra Damodar Pandit. Sebbene la madre di questo ragazzo sia completamente austera e casta, ha un solo difetto naturale. È donna. È bella. È bella. È bellissima. Qui entriamo nella malattia originale, l'invidia. L'invidia tocca il cuore di tutti. Voi provate a immaginare, no? Questo è per quello che Chaitanya non è venuto come Krishna. Provate a immaginare Sri Chaitanya che ci offre questi insegnamenti, no? Con a fianco di una ragazza bellissima, come era Radha per Krishna. Provate a immaginarlo. Anche i cuori più puri avrebbero dei sussulti tremendi. Perché? Perché stimolerebbe il principio più grande del condizionamento materiale, che è l'invidia, il giudizio. Capite? Farebbero fatica, tutti farebbero una fatica tremenda. È per quello che Krishna decide di non venire più come Krishna in Kali Yuga, perché se venisse in Kali Yuga come Krishna, condizionerebbe il mondo intero, perché tutti farebbero offese. Le hanno già fatte allora, figuratevi adesso. Poi figuriamoci neanche con la moglie, ma con la moglie di altri. Tumi a Parama Yuvana, Parama Sundara, Lokera, Kana Kani, Vate Dea Avasara. E tu, mio caro Signore, sei un giovane bello e molto attraente. La gente comincerà presto a mormorare su di te. Perché dovresti dare loro una simile opportunità? Capite? Ecco, questa è Ghyana. Ghyana non è amore. Ci sono tutte affermazioni molto logiche, come fa Arjuna con Krishna. Ma non c'entrano niente con l'amore. È per quello che quando Chaitanya chiede a Haridas Thakur qual è la soluzione per queste persone, non è certo la conoscenza, ma certo il jnana separato dal principio. Il canto del santo nome ci offre una cosa, quando incomincia a essere fatto con un certo sentimento, libero dalle offese, perché se ci sono le offese è un principio purificatore, è solo l'ombra, non riusciamo a cogliere la relazione personale, cioè avere l'ombra dell'amato, dell'amata vicina, non è la stessa cosa che avere la persona, perché come vi ho detto, noi stessi siamo completati dall'amore dell'altro. Non c'è nessuno perfetto, nemmeno Krishna è perfetto, nemmeno Radha è perfetto. Radha è fatta del puro amore per Krishna e Krishna è fatta del puro amore per Radha. Nessuno è perfetto. Noi abbiamo bisogno dell'amore dell'altro o dell'altra
come l'altra ha bisogno del nostro amore. È l'unico modo per completare. Qui spiega, essendo un devoto semplice e fedele, Damodar Pandit non tollerava l'idea che Sri Chaitanya Mahaprabhu potesse essere soggetto a critiche. E invece abbiamo visto prima Dattatreya che ci dice che io ho visto un maestro in un bambino piccolo che se ne frega di tutti. Quindi devono essere presenti entrambi, no? Ma il cuore cosa cerca? Ma sfortunatamente egli stesso stava a suo modo criticando il Signore. Il Signore comprese che Damodar Pandit aveva usato criticarlo con impudenza a causa della sua semplicità. Non di meno un simile comportamento non è certo lodevole per un devoto. A volte noi sul principio di una regola o anche di un principio, noi ci permettiamo, allora, se noi ci permettiamo funzioni che non sono inerenti all'amore, significa che stiamo coltivando qualcosa che è contrario a ciò che cerchiamo di sviluppare. E cosa significa? Dice quando uno sarà completamente puro. Quando uno agirà solo nel principio dell'amore, non ci sarà più qualcosa, perché se noi, cioè, se noi vogliamo accendere un fuoco e ci buttiamo acqua, non funziona. Accendi il fuoco, dai, dai, e ogni tanto ci butti acqua. Capite? Allora, come vi ho detto, esternamente noi viviamo in un mondo di regole e quindi c'è bisogno di una certa. C'è bisogno di queste regole, leggi, ma nel cuore no. Non c'è bisogno di questo. E noi dobbiamo abituare il nostro cuore alla realtà di Vrindavana. E questo è lo sviluppo del Siddhadea, della natura dell'anima. Esternamente dobbiamo anche un po' conformarci a certe regole, come se Chaitanya. Non far fare offese pure, no? Appunto. Etabali Damodara Mauna Haila Antare Santosa Prabhu Asi Vicharila. Dopo aver detto queste parole, Damodar Pandit rimase in silenzio. Sri Chaitanya Mahaprabhu sorrise, interiormente soddisfatto, e rifletté sull'ardire di Damodara Pandit. Yare Kahire Sudda Premera Taranga Damodara Sama Mora Nai Antaranga. Anche questa impudenza è un segno di puro amore per me. Non ho altri amici intimi come Damodar Pandit. Capite? Ecco la differenza. Se Sri Chaitanya non avesse applicato il principio dell'amore, anche se c'è l'errore, allora come potrebbe insegnarci l'amore? Non puoi accendere un fuoco buttando anche acqua. Allora ritorniamo alla storia, perché non è a caso, e qui c'è noi la chiamiamo intelligenza, ma c'è una capacità in Krishna Das Kaviraj Goswami di offrirci. Abbiamo appena vissuto la storia di Chotari Das. Perché là il Signore sembra che si sia mosso in modi diversi? Però vi ricordate internamente cosa viveva? Lui ascoltava costantemente nel cuore, loro non erano, noi vediamo una realtà, ma non è quella completa, non è quella reale. Nella realtà, Chotari Das e Chaitanya hanno sempre avuto una connessione di puro amore. Anzi, ancora più profondo dopo quella Certo. prova. Capite? Il guaio è quando noi alteriamo il nostro cuore, è lì che subentra l'acqua sul fuoco e l'offesa. Noi ci crediamo veramente. Allora si spezza qualcosa. È per quello che le gopi chiamano quelle persone che riescono a fare questo burigiani, i più grandi benefattori. Perché non spezzano mai.
non danno mai alla ragione il posto dell'amore, mai. Se uno dà alla ragione il posto dell'amore, come puoi fidarti di uno così? È impossibile. Quindi il cuore percepisce questo. È per quello che dice Chaitanya, Sri Krishna, io divento proprietà del mio devoto perché non ha più niente che lo spezza da questo legame. Nemmeno, come abbiamo letto prima, se vedessi Nityananda che esce da un bar con, sotto braccio, no, ha le sue ragioni. Questo è molto importante da comprendere, perché l'amore è già presente in noi, ma se noi, mentre desideriamo sviluppare l'amore, continuiamo a portare avanti altre cose, e queste contrastano. Bene, ho sentito i rintocchi, ci fermiamo qui, domani ci immergeremo di nuovo in questo nettare sublime, che per noi è molto importante. Questa è una doccia di purificazione incredibile. Bisogna tentare di fissare il punto. Come vi ho detto, poi dopo dobbiamo fare i conti con la realtà e essere attenti, no? Però è importante fissare il punto, la vetta da raggiungere. Grazie infinite per la vostra preziosa associazione. A domani. Per continuare questo nettare. Buona giornata a tutti. Radera.